via. No. Ho capito cosa vuoi, ho capito. Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzzi Show. E il mio gatto è partito con l'Opinione di Luzzi Show perché sa di essere un ospite non invitato, quindi è fuggito. Ma adesso è ritornato, che magia di Opinione di Luzzi Show! E parliamo del revenge for porn. E il gatto si scandalizza. La gente si scandalizza. Madrena ci sponsorizza, ragazzi. Guardate che roba! Si incendiano i nostri cuori, si incendia tutto quando entra anche lo studio. Regia, c'è un incendio? Non c'è un incendio, revenge for the poor. Sappiate cosa stiamo parlando? Sì, è bene sapere cosa stiamo parlando. Delle donne che naturalmente vengono poi reclamizzate nute dopo aver fatto notte di sesso con il proprio fidanzato. Non contento di ciò, la pubblicizza nel mondo. E noi cosa dire di questo? Ci dispiace molto. È un fidanzato geloso. È un fidanzato che naturalmente è aperto di cuore. Forse è sulla sponda dello scambismo. Non so se voi sapete più di Luzzi Show. Farà anche un'anteprima sullo scambismo con Revenge for the Porn, dove le dice: questa è mia moglie, la vuole portare a letto? Che un attimino, eh? Questo è lo scambio di Revenge for Porn. Vi fa vedere la loro foto della loro merda. Un può essere anche un pochettino danneggiata, ma soprattutto verrà ambita dal mondo a sua insaputa, a suo malgrado. L'ospite ingrato e non gradito e non invitato non arriva, è fuggito due volte, tornando una. Non ci porti i conti, fa meno uno. Comunque adesso mi annoio e un pochettino sono calato anche di costrutto. Lo so, qui non si incende. Ecco qua, una maglietta sudata e sporca. Revenge for the porn. Questa ci sono andata a lavorare ieri per spaccare la legna. Opinione di Luci. Revenge for the porn. Comunque sia, abbiate il coraggio di creare una polemica su questo mondo del revenge for the porn. Noi cosa dire? Le donne con le loro curve muovono un mondo, i fidanzati mostrando le curve delle loro signore smuovono le loro signore. E voi argomentate. Opinione di Luzzi Show. A posto, fine.